Niao! Esordisco oggi con questo inchino tipicamente cinese come segno di ringraziamento e cortesia verso di voi, amici del web, che mi seguite su My Personal Trainer TV. Non è comunque un caso se ho scelto proprio questo particolare saluto che caratterizza un pochino il modus vivendi della civiltà orientale. Cercherò dunque di trasformarmi in una Chinese cooker per proporvi uno dei piatti più amati nella bella terra del dragone. Sto parlando del riso alla cantonese, che oggi però vorrei proporvi nella variante di mare, ovvero oltre alle classiche verdure e alle uova, utilizzeremo, anzi arricchiremo il riso con dei meravigliosi gamberi. Andiamo insieme a scoprire quali sono gli ingredienti. Per preparare il riso alla cantonese per 4 persone sono necessari 300 g di riso tipo basmati, 300 g di gamberoni sgusciati, due uova fresche, poi verdure. Io ho scelto 100 g di peperoni tagliati a pezzetti, 100 g di piselli già lessati e 100 g di carote, anche queste tagliate a pezzetti. Poi zenzero, una grattugiatina, salsa di soia quanto basta, un goccio di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Iniziamo dunque a preparare il riso alla cantonese. Noi abbiamo già messo a bollire una casseruola con l'acqua, adesso alziamo pure la fiamma, versiamo il riso e calcoliamo 10 minuti dall'ebollizione. Poi iniziamo a preparare le verdure. Io ho già pulito i peperoni tagliati a pezzettini. Se non amate particolarmente i peperoni, potete tranquillamente sostituirli con delle zucchine che hanno anche un sapore chiaramente più delicato. Poi aggiungiamo le carote, anche queste pulite e tagliate a quadretti, e ora le facciamo scottare, saltare con un filo d'olio. Aggiungiamo un po' di sale e aggiustiamo di pepe. Aspettiamo dunque che la pentola si scaldi per bene. Finché le verdure saltellano in padella, noi andiamo a sbattere un pochino le uova. Allora le abbiamo rotte, abbiamo aggiunto il sale ed il pepe e ora le sbattiamo un pochino con il frustino. Nel frattempo abbiamo messo sul fuoco a scaldare una padellina, dove insomma poi andremo a fare la frittatina. Come potete vedere qui ho ancora i piselli perché non li ho aggiunti direttamente. Perché questo? Perché i peperoni e la carota che ho aggiunto devono ancora cuocersi, mentre i piselli li ho precedentemente lessati in acqua. Quindi se andassimo ad aggiungerli direttamente in questo momento, i piselli poi si spappolerebbero. Quindi li aggiungeremo alla fine, praticamente quando il riso sarà pronto. Ok? Adesso mettiamo un filo d'olio nella padella e facciamo la frittatina. Dopo un paio di minuti abbiamo strapazzato la frittatina e abbiamo ottenuto quindi questo composto, perché la ricetta originale del riso alla cantonese prevede proprio di strapazzare le uova. E ora andiamo a scottare i gamberoni. Abbiamo messo a scaldare una piccola padellina sul fuoco e adesso andiamo a scaldare i gamberi. I gamberi, insomma, come sappiamo, non richiedono una cottura molto lunga, quindi basteranno alcuni minuti scottati per bene da una parte all'altra, quindi mi raccomando, volume del fuoco molto vivo, coprite pure anche con il coperchio, così insomma si fanno un po' il sughetto. Qui, come potete vedere, le verdure si stanno perfettamente cuocendo. Nel frattempo noi abbiamo anche scolato il riso, l'abbiamo lasciato all'interno della casseruola perché l'abbiamo lasciato anche molto al dente. Quindi quando i gamberoni e le verdurine saranno pronte, andremo a completare con i piselli, la salsa di soia e lo zenzero, poi uniremo il tutto. E ora non ci resta che unire tutti gli ingredienti, quindi nella bella padellona uniamo i piselli. Quindi li facciamo un po' insaporire.
Ecco, insomma, l'ideale sarebbe utilizzare la wok, quindi la classica pentolona per cuocere il riso alla cantonese. Noi però, insomma, utilizziamo una semplice padella in pietra. Aggiungiamo pure il riso. Vedete che bell'effetto, le verdure miste con il riso. Adesso possiamo pure aggiungere tutti i gamberi, eccoli qua. Vi ricordo, quindi, io ho utilizzato i gamberi in sostituzione del classico prosciutto cotto. Pensate che alcune ricette mescolano addirittura il prosciutto con i gamberi. Poi aggiungiamo la salsa di soia per dare il tocco caratteristico, e poi lo zenzero, e completiamo con la frittatina, e poi andiamo a servire. Ecco, e adesso vorrei sfidarvi a degustare questa prelibatezza con le classiche bacchette cinesi. Sarà mica un metodo per centellinare il cibo?